Salve a tutti e benvenuti nel mio canale. In questo tutorial andremo a realizzare il punto tulipano fatto all'uncinetto. Io l'ho realizzato con una lana bianca e grigia, però si può realizzare anche magari il punto V che saranno le nostre foglie, si può realizzare anche in verde. Lo vedo ottimo per la realizzazione di copertine. Questo punto verrà effettuato in tre giri. Faremo un giro di mezze maglie alte, poi faremo il punto V come appunto saranno le nostre foglie e poi il punto puff che sarà diciamo il fiore, il nostro tulipano. E poi ripeteremo di nuovo la riga di punti di mezze maglie alte. È un multiplo di 3 più 2, quindi detto questo possiamo passare al tutorial. Per avviare il nostro lavoro, come ho detto già prima, dobbiamo rispettare il multiplo di 3. Una volta che abbiamo rispettato il nostro multiplo, andiamo a fare più 2 catenelle. E salto 1 e 2 di base, entro nella quarta, scusatemi, e vado a lavorare una mezza maglia alta. Nella successiva una mezza maglia alta. Nella successiva una mezza maglia alta, quindi andremo a fare tutta la riga a mezze maglie alte. Una volta che avremo terminato la riga, l'ultimo punto, andiamo a lavorare una mezza maglia alta nell'ultima catenella, però non le chiudiamo, le chiudiamo con il colore grigio. Io lo chiudo con il colore grigio perché questo è il colore che ho scelto per le nostre foglie, diciamo così. E quindi facciamo 3 catenelle, quindi 1, 2 e 3 più 1, quindi 3 catenelle che sono la nostra maglia alta più 1 di separazione. Salto una maglia di base, entro nella maglia successiva e vado a lavorare una maglia alta, una catenella, una maglia alta. Salto 1 e 2 di base, entro nella successiva e lavoro una maglia alta, una catenella, una maglia alta nello stesso punto. Di nuovo salto 2 maglie di base, entro nella terza e lavoro una maglia alta, una catenella e una maglia alta. Risalto 2 catenelle, entro nella maglia successiva e lavoro una maglia alta, una catenella, una maglia alta. Saltiamo 1 e 2 di base, entriamo nel terzo punto, cioè nella terza catenella, e lavoriamo una maglia alta. Chiudiamo solo le prime due asole perché le altre due verranno chiuse con il colore bianco. Quindi prendo il colore bianco e vado a chiudere così, in questo modo. Ora andiamo a fare il giro del punto puff, quindi faremo 1, 2, 3 e 4 catenelle. Giriamo il nostro lavoro e nel punto V andiamo a lavorare 5 maglie alte chiuse tutte insieme. Quindi pesco il filo sull'uncinetto, entro 1, 2, 3, 4 e 5. Filo sull'uncinetto, chiudiamo tutte e 5 maglie alte. Ci rimangono 2 asole e richiudiamo con una catenella. Poi rientro nel prossimo spazio, quindi qua, e vado a lavorare di nuovo 5 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Chiudo tutte e 5 maglie alte e chiudo con 1 e 2 catenelle. Ripesco di nuovo il filo sull'uncinetto, entro nel prossimo punto V e vado a lavorare 5 maglie alte, quindi 2,
3, 4 e 5. Ripesco il filo, chiudo tutte e 5 maglie alte con 2 catenelle di separazione. Di nuovo nel prossimo punto V, 1, 2, 3, 4 e 5. Chiudo tutte e 5 maglie alte insieme e faccio 2 catenelle. Nell'ultima maglia alta vado a lavorare una maglia alta. Ecco qua. Rifacciamo 2 catenelle, giriamo il nostro lavoro, entriamo nello spazio di 2 catenelle e lì andiamo a lavorare 2 mezze maglie alte. Sul punto puff una mezza maglia alta. Nello spazio di 2 catenelle lavoriamo 2 mezze maglie alte. Di nuovo sul punto puff una mezza maglia alta e nello spazio di 2 catenelle 2 mezze maglie alte. Sul punto puff una mezza maglia alta e nello spazio di 2 2 mezze maglie alte. Di nuovo una mezza maglia alta sul punto puff e qui in questo spazio andiamo a lavorare 2 mezze maglie alte e una sulla terza catenella. Ecco qua. Vedete? In questo modo abbiamo terminato il giro. Ora dobbiamo ripetere di nuovo il punto V. Quindi cosa facciamo? Queste 3 mezze maglie alte le chiudiamo con il colore grigio. Le chiudiamo con il colore grigio e rifaremo 3 catenelle, che sono la nostra prima maglia alta, più una che è di separazione. Salto una maglia di base, entro nella successiva e lavoro una maglia alta, una catenella, una maglia alta. Salto di nuovo i 2 punti di base, entro nella terza, lavoro una maglia alta, una catenella, una maglia alta. Così fino al termine della riga. Al prossimo giro riprenderemo di nuovo il colore bianco e rifaremo 3 catenelle più 2 di separazione. Entro nel punto V, 3 catenelle più una di separazione. Entro nel punto V e vado a lavorare 5 maglie alte chiuse tutte insieme. 2 catenelle di separazione, 5 maglie alte chiuse insieme, così fino al termine. E poi riprenderemo di nuovo la riga di mezze maglie alte. Questo per tutto il termine, diciamo, per tutta la nostra lavorazione. E niente ragazze, il tutorial finisce qui. Io spero che vi sia piaciuto. Se è così vi ricordo di lasciarmi tanti pollici in su, di iscrivervi al mio canale attivando la campanellina e noi ci vediamo nel prossimo tutorial. Ciao!